Oh, c'è il vivaldo sul 5,40. Sul 5,56 mi tocca dal rock, sicuro, tanto. È pure in prima serie questo. Madonna santa. Allora, tralasciando il fatto che a noi sicuramente toccherà un rock, vabbè, 5,56. C'è già una brutta notizia, è arrivato ieri un altro blues, un 312. Quindi nessuno ne sapeva niente, mi è stato segnalato, quindi è un altro colpo per le 6-3. Quelle veramente le vogliono togliere dalla Toscana ormai, solo Siena chiusi, quasi nemmeno Siena Grosseto, ormai hanno finito, purtroppo. Non durate, devo dire, sono durate, però cavolo. Secondo me ancora fanno comodo. E ciliegina sulla torta, quest'estate chiude la Faentina per un mese, ad agosto, per lavori. Ora, quindi tutti quei minuetti che girano su quella linea potrebbero finire a Siena e momentaneamente sostituire le 6-3. È probabile. A meno che non potenzino i servizi sulla Val di Seve per far raggiungere comunque alle persone Borgo San Lorenzo, no, a parte lo raggiungi dalla Fentina comunque, perché in teoria dopo Borgo San Lorenzo dovrebbero chiuderla, tanto in questi giorni dovrebbe uscire l'orario modificato. La Fentina è una linea problematica, territorialmente parlando, si trova in un contesto territoriale molto particolare, molto instabile, sicuramente molto di più della Siena Grosseto, quindi lavori meno male ci sono, però cavolo, ad agosto, quando c'è il boom turistico, secondo me non è proprio l'idea migliore. Però se RFI ha deciso così ci sarà un motivo. Allora, tralasciando queste luci LED assurde, non c'è la scritta in alto, quindi forse non è un rock. Mi è andata di culo, mi sa. Sentite qua? E 4-6-4. Il suono della garanzia, meno male. Che bello. Allora, abbiamo una seconda serie. Meglio di un rock. Non meglio di un prima, però ce lo facciamo andare benissimo. Vivalto Ansaldo Breda, sedili morbidi, luci che non danno fastidio, cosa volete di meglio? Questo è rimasto un pochino all'XMPR, perché non ha questi gialli, ha solo le maniglie, e anche lì c'è il vecchio logo XMPR, quindi magari potrebbe essere da tanto che non lo revisioni. Quindi sicuramente ci finirà presto nel ciclo di revisione. E questo è. Dopo l'ultima volta che ce l'abbiamo fatta a prendere le 6-6-8 e anche le 6-6-3, bisogna andare per le turche, per 7-2-4-2-2, le strane che ci hanno solo loro, che comunque sono interessanti da prendere, quindi oggi andiamo per quelle. Chissà se lo vediamo giù nel primo blues a fare quello delle 6:21. Chi lo sa. Ormai solo blues ci sono su quella linea. L'ho detto, 50-50 tra blues e MD per quelli che arrivano barra vanno a Firenze. Per il resto, Empoli, Siena, quelli che fanno tutte le fermate, solo blues, non c'è altro. Considerando che fino a un anno fa, cioè un anno fa, c'erano quasi solo minuetti e qualche 6-6-3. Due anni fa ovviamente di 6-6-3 era pieno, adesso sono tutte limitate a Siena, tante sono state trasferite, qualcuna anche accantonata, però ne abbiamo comunque più di 20, molto più di 20, tipo 25. Quindi ancora ci sono, però anche le piano ribassate erano tante, eppure le hanno tolte tutte.
No, non uno, ma due. È questo? No, non è quello. No, 007. Non è questo. Non siamo pieni di questa roba. 15. Ci siamo sul treno per Pistoia, noi scendiamo a Prato e sperando che questo non faccia ritardo come la volta scorsa e prendiamo quello per Bologna. Possibilmente quello che fa solo la fermata di San Benedetto Castiglione dei Pepoli, com'era? Sì, no, San Benedetto Sambro Castiglione Pepoli. Sì, esatto, adesso sono 8 parole in 4. Vabbè, San Benedetto. E non è quello che fa 20 fermate. Chi l'aveva più vista in MDVCX MVR? Forse riesco a farvela intravedere. No. C'è anche il finestrino sul filo fuori. Sì. Sperando non mi cada. No, no, troppo rischioso. Se iniziano a fare blues in doppia, vuol dire che necessariamente ti servono altri treni da mettere dove prima c'erano i blues, quindi MD con D445 su Faenza, Borgo, via Val di Sieve, perché se no cosa ci metti? Ancora dureranno, magari spariranno da Firenze e Siena, ma in Faentina e Val di Sieve secondo me ancora ci staranno. Sono andato in revisione, quindi figurati. Ne abbiamo troppe di linee diesel qui per 15 blues. Se poi li metti in doppia sono 7/8 blues. Quindi non figurati. Io voglio prendere le turche perché voglio vedere se Manu ha ragione quando ha detto. Ma che binario siamo? 1, 2, 3, sì, siamo al 6. Sì. Che Manu ha detto che quelle quando partono fanno un casino peggio del rock. Pure. Mi è rimasta impressa questa cosa, la voglio vedere quando. Pure. Stazione di Firenze Castello. Non è che sia una stazione tanto importante. No. Solo il passante a punto ora se ne va di là. Sì. Vabbè. Non che Firenze Statuto o San Marco Vecchio siano importanti. Mamma mia, Statuto peggio della circonvesuviana ammessa. Sesto Fiorentino. Anche oggi si prende quello che fa tutte le fermate. Io sto passo sì, Dio santo. Ha pure segnato come coincidenza. Ma infatti. E l'altra volta è partito così. Cavolo. Addirittura uno Stadler. Attenzione. Vediamo com'è. ETR 350. Vi dico subito che sedili fanno cagare, sì, in tutto e per tutto. Sono proprio sedili stile swing. È vero, duri, sì, sì, sì. Duri, duri, solo duri in tessuto. Però da notare che curiosamente i braccioli sono quelli dell'MD derivato. Sì, sì, è vero. Come Stadler riesce a fare, non deludono mai. Fossero apribili sarebbero meravigliosi. Ora si vede tutto il resto. Peccato per i sedili veramente sono abbastanza ergonomici, ma insomma. Tanto per cambiare. Benvenuti a bordo del treno. Gli unici sedili moderni validi, quelli del Minuetto. Gli unici moderni validi. Di quelli moderni. Proviamo al massimo che si può. Stadler almeno un minimo di dignità nel fare le cose ce la mette. Almeno questo. Almeno al contrario dell'altra volta che ne facciamo una sola di fermate. Se no è terribile questo viaggio. E almeno vediamo anche com'è lo Stadler.
sotto i sedili. No, da prese di corrente. Scusa. C'è una sega proprio. Detto sì, come lo diciamo noi. Dove? Qui. Quanto saranno accantonate queste? Da 1 a 10. Siamo in arrivo a Bologna Centrale. Termine corso del treno. Vi raccomandiamo prudenza. Accantonati di sicuro perché non ce ne hanno più, quindi è. Che spettacolo. Io adoro veramente questo. Un treno con gli specchietti come sull'autobus. Mamma mia. Ovviamente in Emilia cosa vabbè, mai può capitare. Nemmeno a dirlo. Comunque arriviamo con questa a Parma e lì facciamo colazione. Qui abbiamo delle MD. Questi sono in servizio. Saranno quelle venete a regola. Sì, con la bike area. 64 posti bus. Ci sono le 642 qua. Solo un complesso. No, tutte ferme. Tutte ferme le 642. 0. Non avrebbe nemmeno senso tenerlo attivo. Ma dentro qua dentro, qui dentro c'è un pensante, qua ci sono gli arazzi di qui ci sono. Vedo già delle MD. Sono qua, Mazinga, guarda lì. E qui le ale, eccole qua. 642. È veramente una meraviglia di questa sera. È una meraviglia finché le vedi. Cavolo. Cosa caspita. Nel frattempo arriviamo a Reggio Emilia. A regola la prossima è Parma. Ah sì? Mi sembra. Sì, la prossima è Parma. Ah, potrebbe essere la tratta questa. Dove... Anche se fosse un evento piccolo. Sì. Vediamo se lo rifà. Ma fa il bagno che lo dà verde che non si apre. Vediamo se... Ora non lo rifà, però... Lui sta provando a tenerlo fermo, zero. Non ci sta. Che meraviglia. Ok ragazzi, intanto facciamo colazione. Manu è andato un secondo in bagno. Noi abbiamo speso in tutto circa 11.000 lire di colazione. Esatto. Vergognoso. Carissime 63 ragazzi, ma non siamo qui per loro. Siamo qui per le turche, quindi balza. In coda c'è una 668 addirittura. Ma non siamo qui per loro ragazzi, non siamo qui per loro. No, non siamo qui per loro. Però. Questi ci sono un po' di più. Allora, si aprono leggermente di più questi. Sì, un pochino. No, si aprono tutti. Ah. Ma perché non ci è toccata questa? Da 668 andiamo a 663. Però c'hai sedili delle 668 questa. O questa? Ma c'hai sedili delle 668. Dio santo ragazzi, bisogna stare qui ancora un bel po'. Però ne varrà la pena, dai. Su queste tanto ci abbiamo già fatto un bel giro, sia su 63 che 668, quindi siamo a posto. Che roba ragazzi, veramente tanta roba. E qui arriva il sostituto delle 668 Trenord. Le ha spodestate completamente. Quando ti si secca la gola vuol dire...
dire che la Roma di Pisa ha detto lo giusto. Davvero tanta roba, ragazzi. Bella. 1981 questa. E partono le 6:03. E 6:68, Oia! Ma che... Alla faccia! Alla faccia della partenza! Sì, simpaticissimo lui. Sì. No, ragazzi, ce l'abbiamo, però sono al 3. Sono 4. No. Sono arrivate al 3. Era proprio questo. I motori gridano, guarda lì. Boom. 72, porca miseria. Oh. E vi abbiamo portato anche le 7-2-4-2-2, come si chiamerebbero, oppure le turche. Assomigliavano vagamente a quelli del minuetto, ma non sono, sono ben diversi. La seduta è spessissima, veramente spessa, però non è male, ma comodità, ma si potrebbe fare di meglio. Si può fare di meglio, assolutamente. Fisso, fississimo. Allora, dopo magari facciamo anche riprese migliori di queste. Sbaglio, sembrano più alte. Forse sono un filino più alte. C'è da dire che qua il marciapiede è più basso. Sì, ma sembrano diverse come altezza. Ora voglio capire come decide il casino. Fermata richiesta. O magari ma? Quelli in quattro avevano fatto casino, non so più. Fermata richiesta. Dai. Sono bloccato, quindi sì, partenza tranquilla. Si sono accese le luci magicamente. Sono caldissime. Qui è molto strana la questione qua. La trasmissione? È strana, sì. Sì, effettivamente sembrano strani. Qui c'è la 10520. Eccola lì. Proprio bella, ce la dico. Per accelerare così, o ha la frizione finita, quindi fa quello che può, o è proprio un qualcosa di diverso, perché è proprio strano. E chi lo sa? Però sono capace di tirare, Lo stanno cambiando. Questo è diesel idraulico e diesel elettrico. No, non lo so. Diesel elettrico non di sicuro. Guarda che scatto che ha fatto. Sì. Cioè, non ha cambiato da 0 a 60. Quindi sì, è strano. Davvero curioso. Ripeto, appena. Ok, ci siamo staccati dalla quella, una delle diclinica. E ora siamo proprio sulla Parma su Zara a tutti gli effetti. Per ora andiamo piano, ma il serpeggio sembra essere soppresso decisamente bene. Fanno massimo 90 queste, quindi serpeggeranno molto poco. Ora tirano decisamente di più. Porca madre, sentili che che sound. Ora che vanno il serpeggio c'è Sì, sì, già più presente serpeggio. Senti qua. Serpeggio già più presente. Senti. Tira. No. Vai fuori giri. Guarda che te l'avevo detto anche. Vai fuori giri. Non come le 776 però. Quasi. C'è il culo in tedesco. Non mi ricordo, aspetta. Alla fine sono particolari come treno queste. Sì. Ci sta a provarle.
Intanto in tre abbiamo preso 12 posti, così. vabbè. Ok, siamo a Guastalla. Siamo scesi perché Manu ha avuto la brillante idea. Mi è apparsa la coincidenza. Prendere una coincidenza che non avremmo mai preso, ma io l'avevo anche detto. Perché è stata di Manu questa idea. Comunque il prossimo treno ora, vabbè, troveremo qualcosa da fare. Madonna santa. Pure sul passaggio a livello. Attenzione che c'è la strada, eh. E ci risiamo. Non riesco più neanche a muovermi. E torniamo sulle turche. È appena cominciato a girare una voce delle Alze 4-2 in deposito, ma veramente. Sì, si muove confermato, ma può darsi che non esca. Ma io tu, ma non uscirà mai, figurati. Se veramente questa cosa biblica è vera, noi che per una volta siamo lontani dall'epicentro di questo terremoto è un casino, veramente. Ma tanto non la fanno uscire. Ma non credo. Una scena meravigliosa, cioè la porta non si chiudeva. Capotreno ha trovato un modo molto originale per chiuderla, però non ve lo posso dire. Però si è chiusa. Ok, ci siamo spostati perché lasciamo stare, non vi racconto che sta a succedere laggiù in fondo. Cioè, prendete quello che succede nei sedili in fondo del pulmino della scuola, moltiplicatelo alla centesima, per farvi capire. Che dire di queste 7-2-4-2-2? Beh, ne valsa la pena alla fine, sì. Tornare qui, tanto non avevamo nulla, nessuna destinazione particolare, quindi alla fine ci mancava di provarle, dall'ultima volta che non ce l'abbiamo fatta. E finiamo il viaggio, tanta roba ragazzi, veramente, ci è piaciuto. Ovviamente ci aspetta Jets per la Spezia, cambio a Bezzano Ligure e poi lì a casa. Primo e ultimo viaggio, mi sa. Ammazza che polverone che c'è qua. No, ma c'è da fare un video anche così. Meno male che Madonna. Siamo da Ulla, mamma Io mia. Io treno swing. Ma per carità. Forever. Sì, prendi la due di swing ce ne sono. Okay, fai una cosa, prendi questo quando è strapieno e poi magari rivaluti il minuetto. No, veramente fare questo. Perché su questo. Sono due? Fare questo, uno è arrivato e uno se ne va. Oh, fare questo sulla Lucca 1. Tutta. La 014 non era quello che era in livrea. Era livrea Giro d'Italia. La 014 era quindi livrea Giro d'Italia. Era livrea Giro d'Italia. E infatti la pellicola mi sembra bella fresca. Non è durato a lungo, infatti. Ma meno male, no, era orribile. Almeno si vedeva dentro. Quello del pop. No, non si vede niente da dentro su quello. No, ma questi su questa linea qui sono, madonna, tremendi. Eccola, è lì. Ricorda di fare il check-in prima dell'ora di partenza di questo. Ma c'è anche altre robe. Ma queste sono, no. Ah, a parte il tigre, ma quelle sono tipo LN873. Tipo Porco 2. No, ma c'erano delle auto. Hai filmato? Sì, che ho filmato. Potrebbero essere le 773. Aspetta. O le 773, no. ITR 460. Li vedremo ancora per molto, eh. Almeno finiamo in bellezza con un viva alto. Sembra un secondo, mi sembra. Sempre meglio del rock, comunque. E finiamo con il deposito di Pisa. Con le ale, eccole laggiù. Vediamo se si nota qualcosa. Perché sei arrivato?
swing. Dietro, oh madonna. Madonna che effetto mi fa rivedere dal vivo. Sì, sì. Ci sono parecchie 6-6-3. Qui ce ne sono altre. Non è che mi hanno sorpreso il 18-1-9-0. Sarebbe una novità. Swing aperto. In fondo ci saranno altre. Sì. Beh, finisce qui. Sì.